Signore e signore, è tutto vero. Ve l'abbiamo nascosto per settimane e mesi. Ma è arrivato il momento di dirvelo. Io e Giada siamo ufficialmente diventati genitori! Sì! Cosa? Aspetta un attimo, Crazy e Giada hanno avuto un figlio? Facciamo un piccolissimo passo indietro. Salvatore, non ti ho detto una cosa. Cosa? Ti voglio presentare un bambino che abita con me. Esattamente, dopo essere arrivati in Africa, Andrea, il mio amico povero, mi vuole presentare una bambina. Apparentemente rimango sbalordito, ma dopo scopro qualcosa di assurdo. No, vabbè, sei diventato papà. No, no, proprio, ora ti spiego. Ok. Oi, lei si chiama Maria, ti voglio presentare, bro. No, è bellissima. Ma sei diventato papà. Vi faccio la domanda, visto che Andrea viveva solo con suo padre e quindi ora si ritrovava ad avere una bambina, pensavo fosse diventato papà. Non proprio. E lei si chiama Maria, non ha genitore. No, vabbè, poverina, quindi mi stai dicendo che è orfana. Esattamente, raga, questa bambina di nome Maria aveva perso da qualche mese i suoi genitori e ora si trovava da sola. Andrea, il mio amico, l'aveva trovata nel suo villaggio, affamata e assetata, senza che nessuno si prendesse cura di lei. Adesso aspettiamo qualcuno che si adotta, si prende in casa. Quindi non ha una casa. Non ha una casa. Cioè, fammi capire, tu la stai tenendo fin quando non trovi una famiglia a Maria, giusto? Eh sì. No, poverina Maria, ciao. Regà, dovevate averla di fronte. Con quella vocina mi ha detto ciao. Io ero letteralmente rimasto pietrificato. Cioè, pensavo e ripensavo che una povera bambina a soli 3 anni era rimasta da sola e soprattutto senza una casa. No, che carina Andrea, è dolcissima. Maria, nice to meet you, Salvatore. Ma no, raga, ma io mi metto a piangere con ste robe. Sono in questo momento un attimo scioccato, perché aver visto una bambina senza genitori, regà, ha scaturito in me qualcosa di veramente assurdo. Giada, tu che ne pensi? Oh, mamma mia, ma perché non la prendiamo? È bellissima. Regà, guardatela, ha solamente 3 anni ed è costretta a vivere nella povertà assoluta. Indossa una gonna piccolissima, ma è tutta sporca ed è anche strappata. Le condizioni di Maria erano pietose, quella bambina era costretta a vivere in quel modo, regà. E a noi, solo dopo qualche ora averla conosciuta, c'era già entrata nel cuore. Siamo stati un pomeriggio con Maria e ci siamo super affezionati a lei. Guardate Giada quanto è contenta. Io sono troppo innamorata di questa bambina. Che poi con noi ha già imparato qualche parolina in italiano. Ciao Maria. Ciao. Guardate che bella. Ehi, hey, Salvatore, perché non adotti tu Maria? Cosa? Aspetta, il mio amico mi aveva appena proposto di adottare una bambina. Volete sapere qual era stata la mia risposta? No, Andrea, sono ancora giovane, non posso adottare un bambino. Eh no, Andrea. Adottalo, sto poverino, dai. Salvatore, puoi essere padre perfetto. No, Andrea, senti, ascolta. Io ho 21 anni e Giada ne ha 19. Come possiamo essere genitori noi? Salvatore, io credo in te, può salvare la vita a Maria. Andrea continuava ad insistere. Ma voi ci pensate, avere una figlia a quest'età? Cioè, vi immaginate che mentre registro le challenge c'è una bambina tra i piedi? Poi non posso più fare cose estreme. È una grande responsabilità, non lo so. Amico mio, credo in te, se ottimo padre. Andrea, dopo quella volta che Andrea mi disse questa cosa, si era innescata in me una piccola pulce. Così, dopo averne parlato con Giada e aver discusso appieno della cosa, avevamo preso una decisione. Ragazzi, è veramente un qualcosa di indescrivibile. Siamo stati una giornata intera con Maria e non si vuole staccare più da noi. No, cioè, anch'io non mi voglio staccare più da lei, perché è troppo bella, è carina. Però veramente, cioè, è una decisione molto, ma molto particolare. Però credo che ormai l'abbiamo presa, giusto? Sì, ovvio. Ragazzi, è ufficiale. Io e Giada siamo ufficialmente diventati genitori. Oddio, raga, che strano sentirsi dire siamo diventati genitori. Cioè, questo può essere che è l'unico video serio, però abbiamo parlato con Andrea, abbiamo parlato anche col consolato italiano e abbiamo adottato questa bambina. Però non è così semplice la cosa, perché non possiamo portarla in Italia. E purtroppo, raga, noi in Italia ci dobbiamo tornare, quindi abbiamo deciso che la adotteremo a distanza. Esatto, nel periodo in cui saremo qua, Maria starà sempre con noi, ma purtroppo quando dovremo tornare in Italia
come adesso, che dovremo tornare in Italia per svariati mesi, invieremo i soldi ad Andrea per mantenersi. Ok, ok, ok. So che in questo momento vorreste farmi esplodere di domande. Ma Crazy, hai una figlia? Crazy, da oggi ti vedremo con una bambina? No. Per l'Italia, se vuoi adottare una bambina, devi essere sposato o sposata con la tua partner. E poi non è così facile portare una ragazzina dall'Africa in Italia. Insomma, raga, le pratiche richiedono veramente tanto tempo. Ma probabilmente nel corso del tempo potremmo anche riuscire a portare Maria in Italia. Ma ora Maria è ufficialmente nostra figlia. Quindi, ragazzi, è arrivato il momento di fare qualcosa per lei di bello. Per prima cosa, raga, è necessario comprarle nuovi vestiti. Infatti stiamo andando in un negozio in questo momento, perché Maria non dovrà più indossare questa gonna tutta sporca e strappata. Salvatore, hai fatto ottimo cosa adottare Maria. Ah sì, Andrea, lo pensi veramente? Sì, Maria sarà contenta, avrà nuova famiglia. Sì, grande Andrea, vieni qua, dammi un abbraccio, raga. Ormai la decisione è presa, cioè diventare genitore a quest'età, anche se tra virgolette virtualmente, però è comunque una responsabilità. Maria, noi saremo la tua nuova famiglia, sei contenta? No, ragazzi, ancora non capisce. È troppo timida. Siamo appena arrivati, raga, in un negozio di vestiti per bambini. Questi sono i tipici negozi del posto. E stiamo facendo provare a Maria qualche vestitino. Che ne pensi di questo, Giada? Carino, sì. Abbiamo trovato il vestito ideale, Giada, che ne pensi? È bellissima. Raga, comunque c'ho un'emozione che è veramente incredibile. Maria, sei contenta, eh? Che dici? Ti piace? Ti piace? Regà, è bellissimo! Maria, ti piace? Grande! Gli piace, raga, gli piace. Ok, questo qui lo prendiamo, mi piace un sacco. Regà, come non potevo prendergli delle ciabattine bellissime? Guardate come se le mette. Guardate quanto è bella ora Maria. Bellissima, io sono innamorata follemente di questa bambina. È stata un'emozione incredibile vederla indossare vestiti nuovi per la prima volta in vita sua. Era felicissima e si stava già affezionando a noi due. Ve lo giuro, raga, il cuore mi stava esplodendo. Ragazzi, Maria si è addormentata dopo una giornata. Adesso andiamola a mettere nel letto, raga. Siamo super innamorati di questa bambina. Cioè, penso che piangeremo un botto quando ce ne andremo dall'Africa. È stata una giornata super incredibile. Che piangeremo un botto quando ritorneremo in Italia e non potremo portarla con noi. Regà, letteralmente in 24 ore questa bambina ci è entrata nel cuore. Ma tu hai idea di quello che ti aspetta, Giada? Assolutamente no, però so soltanto una cosa, che questa bambina ha bisogno di tanto affetto. Sì. Cioè, raga, è veramente una roba incredibile. Cioè, cercava proprio l'affetto di una famiglia. Sì, ho notato proprio che accanto a me si sentiva al sicuro. Assurdo, dormiva. Perché non ha mai avuto i genitori. La macchina, esatto. Adesso è lì che sta riposando, ragazzi, è appena risvegliata. Maria, dormi, che domani ti aspetta un nuovo giorno, va bene? Buonanotte, Maria. A questo punto, se volete vedere un giorno Maria in Italia, tocca a voi. Lasciate più like possibili. Promettiamo che a 100.000 like, regà, faremo il possibile. Addirittura ci sposeremo anche e verremo a prendere Maria e la porteremo in Italia. Tutto dipende da voi. Condividete questo video e lasciate like. Noi da ora, regà, faremo il possibile per provare a portarla in Italia con noi, insieme a noi. Ma per oggi può essere tutto. Ciao, Maria. Salvatore, sei un grande uomo e grande papà. Ma no, grazie, fratello.